Ed eccoci, eccoci pronti per un altro percorso che porta a un progetto di un altro vino. Ritorniamo a raccontare del primitivo di Manduria e soprattutto quindi in terra messapica, nella calda terra messapica, in questo particolare periodo stagionale. Le uve, gli alberelli si preparano a far maturare precocemente la varietà di primitivo e intanto noi ci piace così immaginare di percorrere questi viali, questi sentieri fitti di alberelli, così ascoltando magari il frinire delle cicale in queste calde giornate. Le cantine di oggi sono quelle del Consorzio Produttori Vini di Manduria, storica cantina che tra l'altro all'interno conserva un museo della civiltà contadina e quindi un po' quello che è il processo storico nei secoli della produzione del vino avvenuta in questa terra messapica fino ad arrivare alla modernizzazione, una cantina davvero all'avanguardia con i tempi ed è un altro fenomeno del consorzio e quindi della cooperazione, e insomma una cantina tutta da scoprire. Ma il vino e l'egia ce lo racconterà il dottor Leonardo Pinto subito dopo, introdotto chiaramente ecco dai protagonisti e quindi dai produttori. Premio soprattutto ringraziare anche in questo caso Anna Gennari, tra l'altro sommelier, ma il nostro gancio all'interno della cantina, e poi chiaramente le scoperte di quelle che sono le particolarità nella struttura di questo vino, nei profumi, nel sapore, nel gusto, e tutto quello che è racchiuso in questo calice sarà come sempre ecco, affidata al dottor Giuseppe Baldassare, che in maniera instancabile sta portando avanti le tante numerose puntate di questa rubrica e che è sempre lì pronto a suggerirvene delle altre. Io sono pronto, curioso insieme a voi, di degustare e sentir raccontare della cantina, del vino e soprattutto poi del vino, e pertanto per ora vi do appuntamento alla prossima puntata e sicuramente ecco ancora meno distanziati. Ci ripetiamo, ma alla fine è questo che vogliamo. A voi, salute! Siamo giunti al terzo vino in programma. Il terzo vino che presentiamo oggi è il Primitivo. Primitivo che ha un successo strepitoso nel mondo del commercio. E pensate che a oggi se ne producono circa 2 milioni e mezzo di primitivi IGT, 330 mila ettolitri di DOC e 2000 quintali di DOCG, sarebbe il dolce naturale. Beh, pensate che nel 1996 era un vino sconosciuto a tutti per quanto riguarda la bottiglia, perché non c'è nessuno, quasi nessuno che imbottigliava, perché è ritenuto da tutti un vino da taglio. Anche dagli imbottigliatori che sono nel Basso Salento, che Brindisi e Lecce, non prendevano in considerazione il primitivo perché primeggiava il Negramaro. Cosa è successo in quest'anno? Un aneddoto che è successo in questa cantina era quello di chiamarmi il consiglio di amministrazione insieme al presidente Fulvio Filo, di chiamarmi come consulente e dare un'occhiata, e mi lanciò una sfida e disse: tu che sei tanto bravo nel Negramaro, sei padre tanto sul primitivo? E io accettai la sfida e cominciarono a vedere un po' la cantina, un po' tutte le cantine erano quasi fattiscente, tant'è che si sentiva il mio professore di degustazione diceva sudore di cavallo bagnato, cioè in sintesi voleva dire Bretton Amices, e quasi tutte in queste cantine c'era questo segno particolare che era un difetto, non era un pregio. Comunque provammo a farne una piccola cisterna di 300 quintali a vinificarlo come doveva essere vinificato, come si faceva sul Negramaro, cioè temperature controllate e lieviti. Beh, uscì fuori una delizia. Da allora cominciamo a lavorare in campagna con i contadini e gli agronomi, cominciamo a lavorare in cantina, nel sanificare tutta la cantina e a fare investimenti decisi e rivolti alla qualità. Oggi studiando i cloni, tant'è che due ettari di vigneto furono utilizzati per 40 cloni diversi di primitivo con l'Università di Bari, e attraverso questi abbiamo fatto la viticoltura di oggi.
Oggi vitigno primitivo è versatilissimo, versatilissimo in quanto molto a caratterizzarlo è il terroir. Immaginate se partiamo da vicino a mare, dove si fanno vicino a mare terreni sabbiosi, argillosi, si fanno dei vini di grande gradazione, vini da dessert, e dai 15, dai 18, anche fino ai 17-18 gradi. Quindi andando avanti verso l'interno, dice, dei terreni profondi, argillosi, terre rosse, si fanno i vini intorno ai 15 gradi. Poi andiamo su verso l'esterno di Manduria, troviamo i vini verso la parte del Negramaro, in quella zona là, si fanno i vini di base spumante, chiaramente base spumante Charmant, Martinotti, e i vini di rosati, perché i terreni sono adatti per quella tipologia. Oggi parliamo invece di uno dei vini che noi produciamo, che è l'Elegia. È frutto, chiaramente tutti i vini sono frutti di un programma, e il nostro programma parte da dei vini più significativi, e sono tutti vini che inneggiano alla poesia e alla musica, come il sonetto, il madrigale, memoria, lirica. E adesso parliamo invece del nostro Elegia. È un vino, come dicevo prima, dell'uva che viene trasportata in cassetti, in cantiere, dalla zona di mare. La zona di mare dove si producono circa 40-50 quintali per ettaro di un clone che abbiamo selezionato in quello che dicevo prima. È venduto in cantina, viene vinificato come si deve e sosta sulle bucce per circa 10 giorni, dopodiché viene svinato, preparato dalle bucce, e viene fermentato nei appositi serbatoi di acciaio per poi prendere posto nelle barrique per 2 anni. Dopodiché viene tolto dalle barrique e fa un anno ancora di invecchiamento in bottiglia. Questo è l'Elegia. Per sommi capi è il nostro vino di punta per quanto riguarda il primitivo, ed è un vino meraviglioso. Delle volte io dico sempre che vicino a un bicchiere di vino c'è sempre da emozionarsi, e questa è l'Elegia. La cantina produttori vini Manduria nasce prima in Puglia nel 1932 sulle fondamenta di un enopolio di secondo grado già in attività dal 1928, e trasformatori che conferivano il loro vino all'enopolio per la commercializzazione, capirono ben presto che era il caso di trovare un luogo nel quale trasformare le uve. Quindi nel 1932 nasce il Consorzio Produttori Vini, oggi Produttori Vini Manduria. Il luogo scelto è stato scelto non a caso: Manduria, cittadina equidistante dalle 3 province del Salento. Ad oggi la cantina conta 400 soci che conferiscono le uve da 900 ettari. I primi decenni l'azienda ha prodotto vini superiori da taglio. Dal 1995 un gruppo di amministratori illuminati, capeggiati da un presidente visionario, hanno cambiato le sorti dell'azienda. Hanno deciso di investire in tecnologia e in risorse umane. La qualità è esplosa nell'immediato. Ci siamo ritrovati un prodotto che da vino da taglio è diventato vino di qualità elevatissima. Da più di 20 anni l'azienda è stata dotata di una certificazione ambientale e di una certificazione di qualità ISO 14000 e ISO 9000 rispettivamente. Nel 2018, insieme ad altre 8 realtà italiane, è stata certificata in Qualitas azienda sostenibile, e nel 2019 la stessa ha certificato i 2 prodotti più importanti, Sonetto ed Elegia, le nostre 2 riserve, come prodotti sostenibili. Il Gambero Rosso ha riconosciuto l'azienda
per il 2020 come azienda sostenibile d'Italia. Da tempo rivolgiamo particolare attenzione all'enoturismo. Nella parte antica dell'azienda abbiamo incastonato un museo della civiltà contadina, meta ogni anno di almeno 8.000 visitatori. Questo ci erge al centro turistico del territorio e tra i più importanti in Puglia e anche in Italia. Siamo giunti al nostro terzo appuntamento dedicato ai vini che portano la firma dell'enologo Leonardo Pinto. Siamo partiti dal Salento, da San Donaci, da un magnifico blend di Negroamaro e Montepulciano. Abbiamo raggiunto il territorio di Castel del Monte con un sorprendente Nero di Troia riserva, Castel del Monte, ed eccoci oggi arrivati nel territorio di Manduria. Il vino che abbiamo in degustazione è un primitivo di Manduria Riserva, annata 2016 dal nome Elegia, prodotto dal Consorzio Produttori di Manduria. E qui diciamo subito che Leonardo Pinto è un interprete privilegiato del primitivo. Il suo incontro con questa importantissima cantina sociale risale al 1996. Da allora ininterrottamente ha seguito non solo le vigne ma soprattutto la vinificazione di questo straordinario vitigno e possiamo dire con risultati egregi. Questa cantina riesce a mantenere alto il nome del primitivo in tutta Italia e nel mondo e custodisce vecchi parchi di alberelli, se ne contano almeno 500 ettari su un'estensione vitata di circa 1000, con tantissimi produttori, centinaia di produttori che giustamente si autodefiniscono maestri in primitivo perché hanno una grande cultura, una grande esperienza nella vinificazione di questa magnifica varietà. Il vino che abbiamo nel calice è una delle declinazioni di questo primitivo che possiamo definire un primitivo che guarda verso lo Ionio, influenzato fortemente dalla presenza del mare a pochi chilometri da Manduria. Un primitivo riserva che viene opportunamente maturato e affinato e che ci riserva una magnifica sorpresa. Naturalmente il primitivo di questa cantina conosce altre versioni, una diversa dall'altra, una complementare all'altra, con le diverse facce di questo straordinario vitigno. Nel calice incontriamo un magnifico rosso granato, luminoso, di grande spessore, con bagliori rubino, un naso intenso di bella forza, di grande suadenza, dove dopo un incipit balsamico mentolato troviamo un'espressione di ciliegia sottospirito, di prugna disidratata, leggermente anche di carruba e di fico secco. Subito dopo qualche idea di tostatura, in particolare tabacco e soprattutto cioccolato fondente, su un tappeto delicatamente speziato. Il sorso è vigoroso, pieno di grande soddisfazione, l'equilibrio è perfetto, il tannino assolutamente vellutato, la giusta freschezza riesce a irrorare il sorso che procede lungo verso il finale. È un sorso appagante, pieno di grande struttura. Nel finale riecheggiano i toni fruttati, tostati, speziati, con un racconto veramente appassionante. Un vino straordinariamente utile a tavola, penserei a dei piatti importanti, mi verrebbe subito in mente un brasato al primitivo, ma anche lo gradirei con
delle orecchiette di grano arso al ragù di braciole di cavallo e, perché no, un gran finale di pasto con un bel pecorino stagionato.